62. Zona insufficiente. Immaginiamo che un grande saggio, riconosciuto come tale dall'intero pianeta, ci dica: cari fratelli, non esiste nessun essere superiore al di fuori di noi. Quello che per millenni abbiamo cercato fuori di noi, io vi dico che lo scopriamo a poco dentro di noi, perché siamo noi stessi Dio. All'inizio, passata la fase di incredulità, forse gli daremo del pazzo, cercando di salvare quella che per tradizione è stata la nostra certezza e la nostra speranza. A mano però che questo saggio sarà convincente, ci assalirà uno sgomento, quello di perdere un archetipo, il nostro contenitore più arcaico. Commento. Lo sgomento segna invece un forte scatto evolutivo, perché crea in noi un contraccolpo, grazie al quale usciamo dalla zona insufficiente della nostra esistenza e ci avviciniamo ad intuire l'assoluto e con esso il motivo della vita. Ci accorgiamo che la nostra religione cede il passo a una nuova religiosità che non teme più un giudice esterno. Non leghiamo più il nostro senso del sacro a un luogo fisico e ad un'organizzazione, ma a un modo di concepire la realtà che soppianta molta ignoranza.